Benvenuti in questo racconto magico sugli illustratori di Pinocchio. Molti grandi illustratori si sono avventurati a raccontare le storie del burattino. Per un illustratore fare Pinocchio è come per un architetto fare una sedia, prima o poi tocca, no? Quindi quando me l'ha chiesto Andrea Rauch, avevamo un precedente di un disegno che avevo fatto per il calendario del Mayer, dell'ospedale dei bambini. Allora, io sono abbastanza rapida, sto conquistando una lentezza con l'età. Io ero proprio precipitosa, cioè avevo bisogno di vedere finita un'opera e poi magari la rifacevo. Anche lasciando perdere un po' l'idea iniziale, non ho problemi nel vedere che quello che realizzo è diverso dall'idea iniziale, però ho bisogno di vederlo, ho proprio fretta come. Io piuttosto che inventare un burattino come tanti fanno, no, invento io, perché Pinocchio com'è? Non c'è mica la descrizione, non c'è nessuna descrizione di Pinocchio, salvo il naso che cresce. E l'ho fatto sempre un po' secondario. Mi è rimasto molti, molti bei ricordi. Abbiamo fatto una pubblicazione in Olanda, per esempio. Abbiamo fatto una fiera di Bologna del libro per ragazzi. Cioè, ho avuto modo di entrare in un clima che io non frequentavo facendo il pittore di professione. Quindi un clima degli illustratori e dell'illustrazione mi ha arricchito molto da un punto di vista anche estetico, formale. Un linguaggio in più fa sempre bene quando poi un artista diventa maturo e quindi può essere utile anche per stimolare altre possibilità. In realtà Pinocchio io lo conoscevo da bambino, però l'ho capito da grande, perché Pinocchio è un grande libro, è un libro sulla vita. È una metafora della vita, per cui è la trasformazione, è quello che siamo un po' tutti noi, cioè è un pezzo di legno che poi diventa un'altra cosa, si trasforma, cambia, viene a conoscenza del mondo.